ragazzi, bentornati sul mio canale, qua è SergeiGK che vi parla, iscrivetevi al canale. Quest'oggi siamo al campo del Varedo per una challenge alquanto, secondo me, imbarazzante. Dovrò parare con tutte le parti del corpo tranne le mani. Un portiere che para senza mani non l'ho mai visto. Fatemi sapere se voi l'avete mai visto oppure no. Con noi ci sarà il nostro mister Recco. Venghi, venghi, venghi e non cincischi. In tenuta milanista. Zlatan Ibrahimovic. È bello carico. Allora Recco, tu potrai farmi i tiri come vuoi. Forti, non forti. Potrai tirarmelo anche con le mani. E sarai tu a decidere come io devo parare il pallone. Quindi se tu me la tiri mi dici devi pararla col ginocchio a mezza altezza, io dovrò andare in tuffo e cercare di prenderla in ginocchio. Quindi è alquanto, ripeto, imbarazzante per un portiere vedere delle parate del genere, però oggi siamo qui per divertirci, quest'oggi per fare un video totalmente diverso dai nostri video che abbiamo sempre fatto. Sono sempre stati video incentrati sul portiere, sulle parate, parate, anche oggi incentrati sulle parate, ma parate senza mani. Quindi non ci resta che dirvi iscrivetevi al canale e io vado in porta e cominciamo con il video. Dai. In occasione del ritorno della Serie A, OneFootball, che è la migliore app del calcio, mette in palio un giveaway dove si potrà vincere una maglietta, che potrebbe essere o quella di OneFootball oppure la maglietta della tua squadra del cuore. Per partecipare è semplice, devi solamente indovinare i 5 risultati delle 5 partite che trovi qui in sovraimpressione. Per partecipare a questo contest devi solamente cliccare nel link in descrizione. Inserisci i tuoi dati, inserisci i 5 risultati e in bocca al lupo! Una volta concluso questo contest delle 5 partite di Serie A, automaticamente OneFootball ti permetterà di fare altre 5 partite estere e se le indovinerai tutte e 5 vincerai addirittura 2 biglietti allo stadio. Il contest è già attivo e si concluderà con la prima giornata della Serie A, quindi andate tutti a mettere i dati, a indovinare i risultati che potrete vincere magliette e partite allo stadio, tutto nel link in descrizione e noi andiamo avanti con il video. Allora, primo tiro andiamo con il piede destro, solo col piede destro. Solo col piede destro, ci siamo, senza braccia. Ci sono, ho capito il gioco. Eccolo! Salvata! Sergei, altro infortunio. Dietro le telecamere li faccio i ragazzi. Siccome fa tanto caldo, facciamo qualcosa di semplice che non voglio tuffarmi, non voglio farmi male. E come al mio solito, sono riuscito a farmi male. Incredibile. Adesso pian piano ritorno, tranquilli. Ho preso solo una vecchia al gluteo sinistro. Al secondo tiro l'ho preso, incredibile. Faccio un po' di stretching per allungare il muscolo e ci rivediamo in porta. Ci sono ragazzi, torno in porta, sono vivo, non mollo mai. Andiamo di ginocchio destro. Mamma mia, sei... fargli subito. Eccolo! Ci sono! Adesso di testa. Mannaggia Teo. Di pochissimo. Rischiavi di prendere una coppata sul palo. Oh, di testa mettigli a raso terra. Vai, di testa. Vai. Ecco. Ho parata. Sì. L'ho presa. Ma come volo. Comunque ho fatto una parata. Ho volato. Però micchia che male alla testa. Vabbè, va, continuiamo. Allora, adesso con il ginocchio sinistro. Ciao. Ci siamo? Vai, vai. Piede debole questo. Ci siamo! Subito! Vai di scorpione, eh! Mamma! No, di schiena l'ho preso! Voglio rifarlo adesso! Dai, riproviamo, dai! Raga, l'ho preso di schiena, però fa niente, voglio riprovarci perché questa è la mia abilità, è la mia mossa speciale, la mia tecnica segreta! Dai, come Ghita, vai! E andiamo così! Ma come volo! Tinto, cosa ne pensi di questo scorpione al secondo tentativo oltretutto? Il primo l'ho presa di schiena, però vabbè, cap. Ma il secondo mi ha fatto una mossa così. Pam! Sono veramente io il nuovo Ghita. Lo mettiamo come highlights 2021. Assolutamente sì. Allora, adesso andiamo con il gomito. Quello che capita, uno dei due. Uno dei due? Sì. Farò così, Raga, mi sento un genovese. Ma devi parare alla Neymarigna. Di tacco? Sì, così. Vai. Mannaggia. Riproviamo, che ci sei. Neymarigna.
Eccolo! Neymar Junior! Allora, adesso di mezza rovesciata. Sì, mi fai volare allora. Mezza rovesciata di sinistro però, eh. Inizia. Puh. Vediamo se ci sei. Oh. Di mezza come? Rovesciata a sinistro. Ancora? Sì. È una semi rovesciata questa, dai, me l'ha detto un airball. Di petto! Mamma, mi fai... Oh. Facile questo, eh. Adesso ancora di petto, ma più difficile, eh. Vai, vai. Perché finora era troppo semplice. Raso terra! Olè! Anche se era raso terra, ero concentrato a fare il tuffo. Avevo il petto molle, che mi ha aperto i polmoni. È difficile, stinco, ma se ce la fai, stinco. Impazzisco. Stinco. Di stinco, sinistro. Mamma mia, bellissimo. Vai! Adesso è difficile, eh. Devi bloccarla tra le gambe. Ah, pure. Sì. Vai. Dai che ce la fai, Dai, va. Dai! Oh! Di poco! Questa di spalla sinistra! Mamma, vai! Sei! Eccolo! Bella. La salva dall'angolino! Sirghei, il ragno! Dai, facciamone un'altra di testa! Vai, eh! Questi sono quelli che soffro più di tutti! Sì, così! Oddio! L'ho sfiorata! Ti ho visto sul palo, zì. Raga, che sfortuna! Mi ha fatto i capelli, mi ha fatto proprio! Non lo so, lo stavo prendendo, lo stavo tirando fuori dal fil di palo. Vabbè, dai, mi rifaccio adesso. Distinco destro. Quasi, quasi. Un altro scorpione, dai. Dai, fallo in verticale, oh. Scorpione in verticale. Sulle mani. Vabbè, tentiamo. Ti piace vincere facile, vai, eh. Subito così. Dai, andiamo di schiena, Sere. No, ma fai le cose semplici. Vai. Vabbè, l'hai presa, l'hai sfiorata. L'ho presa, ma ho preso gol, non va bene. Infatti. Dai, adesso in tuffo di testa, bro. Dai, te la butto là, Ma butta dove vuoi, te la vado a prendere. Dai. Recco, io direi l'ultimo tiro, perché qua il cuoio capelluto mi sta abbandonando. Inizia che si fa male, ragazzi. Poi con sto caldo qui, giramenti di testa. Ah, è importante questo. Queste cose non fatele a casa. Avete visto il primo tiro che ho fatto? Pum, mi stavo quasi spaccando. Non fatelo a casa. Lasciatelo fare ai professionisti. Lasciatelo fare a quelli che sanno fare il loro mestiere. Non nel mio caso. Allora, adesso te lo faccio parlare con una cosa che serve tanto nella vita. Il culo. Porca miseria, proviamoci. Ci sei? Anche perché è l'ultimo. Spero che ci sia una botta di culo per te, bro. Come faccio ad alzare il mio culo sotto la traversa? Devi torcare. Questa challenge stratosferica che mi ha fatto divertire tanto è finita, purtroppo è finita, ma anche per fortuna, perché cavoli, cercare di andare a prendere come l'ultimo tiro col sedere sotto la traversa è veramente impossibile. Quindi ragazzi, per tutti i portieri, queste cose qui non imitatele durante le partite. Non voglio vedere video di voi ragazzi che mi manderete nei miei direct su Instagram, trovate qui il mio nome, seguitemi, di voi che vi mettete a fare lo scorpione durante una partita. Fatelo con gli amici, fatelo al parchetto, all'oratorio, nei campetti da calcio, fatelo durante gli allenamenti quando sono finiti, però non fatelo durante i momenti clou della partita, perché Higuita ce n'è stato solo uno, è esistito solo un Higuita, l'ha fatto al primo colpo, gli è venuto, bravo lui, fortuna lui, un po' di culo come ha detto Recco, l'ha avuto. Però non ripetetelo, non fatelo a casa, perché questo video era solo una challenge per farvi divertire e per dimostrare che ogni tanto, oltre a volare sempre sotto l'incrocio, anche io ho voglia di divertirmi, di fare il pazzo, di parare col piedi, con le ginocchia, con i gomiti, con le caviglie, con tutte le parti del corpo, tranne che con le mani. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, sergei.gk. Da Sergei è tutto, linea Varedo. Ciao ragazzi!